Frate Lenzo, chi era San Giustino de Jacobis? San Giustino de Jacobis è un santo, diciamo, poco conosciuto, ma ora piano piano, a Dio piacendo, lo stiamo imparando a conoscere. È un santo originario di San Fele, qui in Basilicata, ed è un santo che è molto amato e molto conosciuto in Africa, nel Corno d'Africa, Eritrea, Somalia, Etiopia, il territorio dell'Abissinia. È un santo vincenziano. E lui è partito missionario e ha dato l'anima, tutto se stesso per la causa degli Eritrei, dell'Etiope, degli Abissini. Lei ha detto che fin da piccolo voleva fare il missionario. E così è, e questo fin da piccolo, proprio come un'intuizione, si rivolse ai genitori chiedendo di partire, di essere benedetto per andare in missione e partire proprio espressamente per andare dall'Etiope, degli Abissini. Sì. Parliamo comunque, frate Lenzo, degli anni, insomma. 800, 812, 814, insomma, in quel periodo, 812, sì. Quindi anche con tanto spirito di sacrificio per recarsi in quelle Ma terre. certo, sento, è un'avventura proprio, che non era come oggi che si viaggia facilmente, partire missionari era dare l'addio a tutto, al mondo proprio, all'appartenenza, dedicarsi completamente, abbandonarsi completamente nelle mani di Dio e partire per il Vangelo, insomma. Senta, lei ha detto nella sua relazione un santo dal carattere a tratti burbero, ma molto umile, disponibile, tanto che, come ha detto lei, è molto conosciuto e amato in quelle terre. E più che burbero, era brusco, a volte era come se non, come se non sopportasse perdere tempo, le sciocchezze, ma poi quando capitava di essere brusco, subito si scusava e chiedeva scusa, sì. Era un modo come per tagliare corto, per non perdersi in sciocchezze, Cioè, in stupidaggini. praticamente quello che si legge nel Vangelo, dovete essere persone del sì e no Eh no. sì, più o meno così, questa è. Però detto ciò era una persona molto umile, molto molto umile, lavorò molto su se stesso, al punto che era famoso, i confratelli lo chiamavano fratello, faccia lei, lo distinguevano così, Perché? perché tutte le volte che c'era da prendere una decisione, non per pigrizia, per codardia, ma lasciava agli altri l'iniziativa e si rimetteva alla loro decisione, insomma. È un modo, così, una disciplina che si era imposta, Sente un po' quello che sta chiedendo oggi Papa Francesco, la buona volontà che ci deve essere del popolo di Dio, di diciamo non lasciare da soli i sacerdoti, ma di camminare insieme e lavorare insieme, quindi una missione comunitaria. insomma. Esattamente questo. E ma nel caso di San Giustino era proprio una forma di umiltà, era lasciare. A lui non mi mancava la cooperazione, era sempre pronto, era sempre primo, era in questo nel lanciarsi, nel dedicarsi. Ma questo faccia lei era una forma di umiltà, e non prendere, non prevaricare, non aspettare, adattarsi alle decisioni degli altri, è una forma di disciplina, insomma, come santi, solo i santi sanno fare, insomma. Era un modo per temperare il temperamento. Lei ha detto che ha lasciato il mondo per andare in missione, quindi si è spogliato di tutto e anche, diciamo, dal punto di vista materiale, lei ha detto che addirittura ha cambiato abito. Ci spiega questa storia? Dunque, l'abito l'ha cambiato per l'inculturazione, ha capito che per entrare in quei posti non poteva entrare da europeo, da mentalità, ed era importante. Questo è stato determinante per aprire il cuore degli abissini, perché si vestì come loro e si mise al loro livello, al loro pari, insomma, senza, non da, da siamo, teniamo presente, siamo dell'epoca delle grandi colonizzazioni dell'Africa. E per cui presentarsi come un europeo poteva sembrare come una violenza, invece lui si è messo proprio, è entrato in punta di piedi così in Abissinia,
effettivamente è entrato in punta di piedi, cioè, con garbo, mai con violenza, mai sempre con la dolcezza, era famoso per la dolcezza e la mitezza, sì. cioè non imporsi, sì, ma darsi, inserirsi in quella comunità secondo le loro tradizioni, esattamente, imparando da subito la lingua sia parlata che liturgica, questo è fondamentale, insomma, sì, sì. Senta, lei ha detto che la vera santità non sta nei miracoli quanto nell'umiltà. Esattamente, solo quello. C'era i santi monaci egizi dicevano: quando vedi un novizio che vola troppo alto, prenderlo per i piedi e metterlo per terra, perché non sono questi, non sono le visioni o i miracoli che rendono grande una persona, anzi, quelli sono motivo possono essere motivi di sbandamento, di superbia, di orgoglio, di caduta. Quello che conta è l'umiltà, sì. Ma si arriva al cuore con l'umiltà? Si quando si parla al popolo di Dio? Si arriva o a chiunque, non soltanto? Sì, sì, no, è quella la chiave. La gente riconosce subito una persona umile, una persona santa, quando umile, si riconosce subito. Può vivere pure in mezzo al bosco, la gente viene isolata, ma dove c'è una persona umile state tranquilli che lo Spirito Santo manda le folle vicino a cercarlo, a bere quell'umiltà. Sì, sì. Frate Lenzo, posso chiederle una cosa? Vorrei andare oltre. Come riconosciamo in una persona l'umiltà? Lo si sente dal... Racconto un episodio. Quando stavo in Egitto, sono stato testimone di questo, del presente episodio. Mi trovo nel monastero di San Macario e a un certo momento capitò una comitiva di tedeschi, un pullman di tedeschi, persone molto colte, e volevano visitare il monastero, una parte del monastero, solo la chiesa, perché il monastero non era visitabile. E il padre, che era il mio referente, quello, l'unico con cui potevo parlare, sapeva il tedesco e si prestò un'intervista a questi, si è intervistato dai tedeschi, e c'era alla guida di questi tedeschi una donna piccolina ma feroce, anticlericale, e che non poteva vedere i sacerdoti, i moni. Io il tedesco non lo capivo, però dal tono della voce capivo che era invettive e urlava contro questo mono che stava seduto per terra, appoggiato con la schiena al muro, con la testa bassa, col velo sulla testa come ce l'hanno loro, e rimase tutto il tempo in silenzio. Era tornato da noi tutti e tutti guardavamo questo mono che non parlava, con la testa china così. Dopo che questa donna si è sfuriata, ha parlato per mezz'ora urlando, alla fine si è sfiancata, non c'era più niente, e ha atteso la risposta del monaco. Ci fu dei momenti di silenzio lunghissimi. Il monaco disse, alzò solo gli occhi, la guardò con dolcezza e basta. Questa donna cadde in ginocchio in pianto come tutti quanti e chiese perdono. Capì che aveva sbagliato e lì gli baciò i piedi, gli baciò le mani, questa è l'umiltà, la dolcezza. Umile, non era, se avesse risposto, sarebbe entrato in polemica, in discorso, non finiva mai, in diatribe teologiche. E torniamo al sì e al no, alle poche parole di San Giustino. Eh sì. Questo. Senta, fratello Enzo, San Giustino è originario di San Fele, ma come mai non è tanto conosciuto nella nostra zona, regione, ma nel paese? Perché, invece, a differenza, come ha detto lei, invece lì in Africa è conosciutissimo, sì, ha detto. Perché San Giustino, la famiglia San Giustino abbandonò San Fele quando lui aveva 12 anni, cioè, lasciò San Fele e si trasferì a Napoli. Per cui della memoria di San Giustino non c'era più parenti, lì tutta la famiglia se ne andò, insomma. Per cui non aveva... C'era una zia monaca che... una sorella, una cugina del padre, diciamo così, o zia del padre, che era lì monaca, c'era un convento di suore, a Stimatine, lì a San Fele, e rimase, era lì, insomma, in convento, ma se no per il resto la famiglia non c'è traccia, non c'è sparito. Come ha detto lei, nessun effetto miracolistico nella sua vita, almeno non si ha conoscenza, sì, ufficialmente, ma ci sono due episodi. Due episodi, sì. Uno riferito a un episodio di una notte che doveva andare a casa al capezzale di un moribondo,
in piena notte, notte buia, tempesta, freddo, vento, e si diresse insieme con una guida, con una lanterna, lui sulla sella di un mulo, di un cavallo, di un asino, quello che era, e nel tragitto, mentre percorrevano, si spense la lanterna per una folata di vento. E il poveretto che portava la lanterna si spaventò perché era buio, 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 non si vedeva il sentiero, e girandosi vide che da San Giustino partiva una luce che illuminava il sentiero, e questo ha permesso di... E poi l'altro episodio è riferito durante la celebrazione eucaristica, un fatto miracolistico, e dalla consacrazione alla comunione San Giustino ha celebrato con Gesù Bambino, e di fronte a Gesù Bambino, insomma, questo è. Grazie, fratello Enzo. Prego, buone cose a voi. Grazie.